L'angolo di Brewster è questo angolo qui, un angolo particolare che rende la radiazione riflessa dalla superficie non polarizzata sul piano di propagazione. Il piano di propagazione è quello del foglio, cioè questo. L'onda riflessa può essere soltanto polarizzata perpendicolarmente a questo piano di propagazione, quindi può essere polarizzata soltanto lungo la direzione parallela alla superficie che separa i due mezzi. L'angolo di Brewster è quello che rende un angolo retto l'angolo fra l'onda riflessa e l'onda trasmessa, cioè rifratta. In questa figura l'onda incidente ha polarizzazione sia nel piano di propagazione, e queste frecce rappresentano il campo elettrico oscillante in questo modo, sia in direzione perpendicolare al piano di propagazione, e sono questi puntini. Come si vede dalla figura, l'onda riflessa all'angolo di Brewster non ha più queste freccette che rappresentano la propagazione nel piano, che rappresentano la polarizzazione nel piano di propagazione, ha soltanto i puntini. Quindi il campo elettrico oscilla soltanto in direzione perpendicolare a questo piano. Invece l'onda rifratta ha tutte e due le polarizzazioni. Il motivo per cui l'onda riflessa non ha più la polarizzazione lungo il piano di propagazione è che si può immaginare questa onda riflessa come se fosse generata da tanti dipoli oscillanti qui sulla superficie di separazione, dipoli del mezzo materiale numero 2. Si può immaginare che la luce sia assorbita e reirradiata dai dipoli all'interfaccia dei due mezzi, cioè qui. Siccome però questi dipoli oscillano in questo modo, i dipoli polarizzati sul piano di propagazione oscillano in questo modo perché sono messi in oscillazione dalla componente dell'onda elettromagnetica che è polarizzata lungo il piano di propagazione. Allora questi dipoli oscillanti generano l'onda trasmessa, ma non possono generare nessuna onda nella direzione del loro momento di dipolo, cioè nella direzione in cui loro stessi oscillano. Ecco perché quest'onda riflessa, essendo disposta a 90 gradi rispetto alla direzione di oscillazione del dipolo, non può esistere, almeno in polarizzazione perpendicolare, cioè parallela, in polarizzazione parallela al piano di propagazione. L'altra polarizzazione dell'onda, quella dei puntini, invece può riflettersi e può anche rifrangersi nell'altro mezzo. Se la luce incidente è già polarizzata soltanto in questa maniera, cioè linearmente in direzione del piano di propagazione, quindi è già polarizzata soltanto in questa polarizzazione lineare, allora quest'onda riflessa non esiste per niente, esiste soltanto l'onda trasmessa, sempre in polarizzazione lineare, lungo il piano di propagazione. Si parla quindi di trasmissione totale o rifrazione totale, perché la riflessione non c'è. Ripetiamo che la riflessione non c'è perché i dipoli non possono emettere nella direzione del momento di dipolo elettrico, cioè questi dipoli oscillanti che generano poi questa onda qui polarizzata linearmente in questo modo, non possono emettere lungo la loro direzione di oscillazione, quindi qui non possono emettere niente. I dipoli non possono emettere nessuna radiazione in questa direzione. L'angolo di Brewster matematicamente è quell'angolo θB che ha per tangente il rapporto degli indici di rifrazione N2 su N1. Questo è facile da dimostrare perché per la legge di Snell, seno dell'angolo di incidenza diviso seno dell'angolo di rifrazione è uguale a N2 diviso N1. E questa legge vale non solo all'angolo di Brewster, ma a qualsiasi angolo di incidenza. Ora, nel caso particolare dell'angolo di Brewster, questo angolo qui tra l'onda riflessa e l'onda rifratta è di 90 gradi, quindi l'angolo di rifrazione è complementare all'angolo di riflessione, che a sua volta è uguale all'angolo di Brewster. Quindi l'angolo di rifrazione è complementare dell'angolo di Brewster. Quindi, nella legge di Snell, seno dell'angolo di rifrazione si può sostituire con il coseno dell'angolo di Brewster, perché angoli complementari hanno seno e coseno scambiati. Quindi seno rifrazione uguale coseno Brewster. Quindi la legge di Snell diventa seno dell'angolo di Brewster diviso
diviso coseno dell'angolo di Brewster uguale n2 su n1, quindi tangente dell'angolo di Brewster uguale n2 su n1, cioè questa formula qui. Come detto prima, la rifrazione totale può avvenire solo con un'onda polarizzata P, cioè con un'onda che ha soltanto la polarizzazione lungo il piano di propagazione, cioè soltanto questa polarizzazione, così che l'onda riflessa non esisterà per niente. Se invece incide un'onda non polarizzata, cioè che ha entrambi i tipi di polarizzazione lineare, sia questa P che l'altra S, quella rappresentata dai puntini, allora la parte polarizzata P sarà soltanto trasmessa e niente riflessa. Infatti vediamo che l'onda polarizzata P sarebbe questa, che viene trasmessa, ma qua non c'è nessuna oscillazione di tipo P, quindi per niente riflessa, soltanto trasmessa, mentre la parte polarizzata S verrà sia riflessa che trasmessa. La parte polarizzata S è quella dei puntini, viene sia trasmessa che riflessa. Come caso particolare immaginiamo che il primo mezzo sia l'aria, quindi indice di rifrazione praticamente 1, e il secondo mezzo sia un vetro. In base al tipo di vetro l'indice di rifrazione è compreso tra 1,5 e 1,9. Quindi l'angolo di Brewster è l'arco tangente di 1,5 diviso 1 oppure di 1,9. Questi sono i due estremi dell'intervallo e corrispondono a circa 56 e 62 gradi. Quindi l'angolo di Brewster è praticamente intorno ai 60 gradi, grosso modo, come si vede anche qui dalla figura. Per realizzare in laboratorio l'esperimento di Brewster si dovrebbe prendere un fascio di luce monocromatica, tipo un laser rosso, farla passare attraverso un polarizzatore che lasci passare soltanto la componente P, cioè quella con il campo elettrico che oscilla come queste frecce, farla incidere poi su una lastra di vetro e misurare qual è quell'angolo, l'angolo di Brewster, in corrispondenza del quale non c'è più la riflessione. Infine, come ultima osservazione, io credo che se anche la luce incida a un angolo che non è proprio quello di Brewster, ma più o meno è lì vicino, allora l'onda riflessa magari c'è, però è debole, perché i dipoli oscillanti della superficie, che comunque oscillano in questa direzione, in polarizzazione P, e generano l'onda rifratta, comunque fanno fatica a generare un'onda riflessa che abbia una direzione molto vicina all'asse di oscillazione dei dipoli. Infatti sappiamo che un dipolo elettrico, che è praticamente una piccolissima antenna, emette soprattutto in direzione perpendicolare alla sua oscillazione, mentre invece nella direzione di oscillazione o nelle direzioni lì vicine emette pochissimo. Dunque, quando la luce anche non polarizzata, come nel caso della luce del sole, incide su una superficie piana, anche se l'angolo non è proprio quello di Brewster, la componente di polarizzazione P dell'onda riflessa è comunque molto piccola. Invece non è piccola la parte polarizzata in direzione S, cioè questi puntini. Allora gli occhiali Polaroid servono proprio a ridurre al minimo questa componente S di polarizzazione, che è quella più presente nell'onda riflessa, in quanto la componente P è già molto attenuata dalla riflessione stessa. Dunque gli occhiali Polaroid si preoccupano soprattutto di annullare la componente di polarizzazione S, eliminando in questo modo il grosso dei riflessi.